Sicuramente vi starete chiedendo perché ci sono due poliziotti in borghese in camera di capo e perché hanno appena trovato 5.000 euro sotto il suo letto tutti impacchettati e lo stanno portando in questura. Suonano al citofono, chi sarà? Kasu va ad aprire e trova due poliziotti in borghese che vogliono perquisire tutta la casa. Così imparicato viene a chiamarci. Salve. Sì, siamo noi. Ok. Allora, abbiamo un mandato per una perquisizione da fare in casa, per una denuncia che c'è stata. C'è stata una denuncia da parte di Ikea. Un furto e dobbiamo rivolgere questa denuncia e controllare, insomma, i due carabinieri in borghese mostrano un mandato e poi iniziano a perquisire completamente tutta la casa alla ricerca di qualcosa che abbiamo noi rubato all'IKEA. Ho un furto di cosa però? Scusate, siete in cerca di cose, se possiamo collaborare e dare una mano. Lui ha detto che mancavano cose all'IKEA, che probabilmente... Ma gli oggetti non ne abbia rubati anche perché eravamo con uno zainetto. A noi non ci sono state date informazioni al riguardo. Quindi state cercando oggetti in generale dell'IKEA? Esatto. Anche perché all'IKEA comunque ci sono cose, tra virgolette, grosse con uno zainetto, non è che possiamo rubare niente di che. Sono cose di tutte le dimensioni. Insomma, non stia a questionare, abbiamo un mandato da eseguire. Ma e certo. Dobbiamo eseguire. Tra l'altro è minorenne. Io sì, sono 2004, 2 dicembre, faccio gli anni tra un mesetto e mezzo. Chi è che titolo è qui in questa casa? E per motivi lavorativi, sono qui a lavorare con loro, facciamo tutti i video su YouTube, lavoriamo tutti insieme, io sono di Milano, mi sono trasferito qua a Riccione per quello. Se vuole le facciamo vedere anche le camere sopra, le altre camere, noi non abbiamo preso niente. Sì, dopo ci trasferiamo in sopra. No, alcuni sono chiesi dal proprietario. Cioè, raga, questa casa qui è in affitto. In affitto. Mi accompagnate di sopra? Sì, sì. Arrivo. Secondo, faccio un momento. Questa camera qui sì, non ci abita nessuno. Allora, lì sotto, solo lì sotto. Dov'è Kasu? Non so. Kasu! Oh. Dove sei? Qui. Dove? Qui. Al mio requisito, camera mia. C'erano altri 74.000 mobili anche in bagno che non ha controllato, ma poi stanno cercando qualcosa che non sa. Ma se non è più tanto cosa, perché dovrebbero cercare qualcosa dell'IKEA? Cioè, magari noi abbiamo comprato qualcosa dell'IKEA che è nostro. Ma forse la mia scrivania IKEA. Dovete assolutamente schiacciare il pulsante rosso qua sotto perché al raggiungimento degli 800.000 iscritti per colpa vostra sarò costretto a lanciarmi da un aereo. Iscrivetevi! E questa qui è la mia dove ci sono io qui. Tenete vuoti gli armadi? Eh sì, perché alla fine non abbiamo tanti oggetti e poi tra poco dobbiamo andare via perché sarà affittata per una settimana. Quindi non l'abbiamo ancora riempita. Fabri, venga a controllare un attimo di qua. Bravo!
sembrava fossimo puliti, sembrava non ci fosse niente, ma ad una certa, quando controllano la camera di Samu, trovano 5.000 euro in contanti impacchettati col cellophane sotto il suo letto. No, guardi, le spiego. Di che è questa stanza? No, non è mia, mia. Questi soldi sono finti. Sono per i video, li usiamo per i video. Sono scenografici. Non mi sembrano molto finti. No, non sono finti, c'è pure i non li possiamo aprire. Dobbiamo portarli via così. Ma li usiamo per i video, questi sono qua. Noi lavoriamo apposta su YouTube. Per quello. Se li usate per i video, non c'è bisogno di impacchettarli e tenerli nascosti. Cosa ne dice? Ok. A quel punto tutti ci siamo chiesti, ma perché Samu ha questi soldi impacchettati sotto al letto? Non è che è dentro qualche giro strano? Non è che sta facendo qualcosa di illegale? Andiamo a controllare le stanze. Questa è la sua stanza? Sì. Non posso seguire. Sono belli o sono finti? Glielo devi dire. No, no, sono finiti i soldi. Sì, sono quelli per i video. Cosa? Cos'è? No, vabbè, volevo fare uno scherzo in giro con questo. Facciamo scherzi in giro, noi volevo fingermi un poliziotto per uno scherzo. Per quello è così, capito? Sa che c'è il penale per questo. No, sì. Ma questo qui l'ho comprato su Amazon, eh. Cioè su Amazon si possono comprare senza problemi. Allora, l'appoggio qua, potete tranquillamente tenerlo. Capito, mi seguo la tua. Sì. Dobbiamo venire anche noi? No, no. Seri raga, ditemi che è uno scherzo. Ma senti, ma che cazzo scherzo? Ma che cazzo? Ma se sono soldi finti, perché cazzo sono arrotolati? Ma che cazzo? Sono veri, sono veri. Ma che è successo, bro? No, niente, niente. Adesso vado un attimo in caserma, non c'ho nessuno. Ma dobbiamo venire anche noi? No, no, soltanto Matteo. Spengo tutto e arrivo, eh? Mi spegnete il computer da dove? Vedo, vedo, faccio io. Così i due carabinieri borghesi decidono di portarlo in questura. Arrivederci. Arrivederci. Tanto sono finti, che cazzo se lo fai? Sono finti. Ma io spero siano finti. Perché ha fatto una faccia quando ha detto che erano? Cioè perché ha fatto una faccia molto strana? Ma poi perché ce l'aveva là sotto? Sì, ma se uno si nasconde i soldi in casa non ci dice. Ho capito, ma se sono veri lui ha detto che sono finti un Vabbè. Ma perché non c'era vanadina sotto? Secondo me sono veri. Se sono veri non diceva che erano finti. No, cioè se lui dice che sono finti, sono veri. A parte, pure se veri o finti, uno non può avere soldi a casa. Ma quanti erano? Erano tanti. Tipo? Qualche milione. Ma tu li hai visti quando erano tirati fuori? No, ha aperto il mio cassetto. Ma scusa, ma siamo dei soldi sotto il letto e tu non sai che siamo dei soldi sotto? Non so se sono i suoi risparmi. Rimaniamo soltanto io e Kasu in casa. Lui era impanicatissimo, non sapeva cosa fare. E anche io in realtà non sapevo bene cosa fare, perché non mi aspettavo K avesse quei soldi sotto il letto. E poi se, come dice lui, erano soldi finti, per quale motivo dovrebbe averli incelofanati così? Non abbiamo rubato un cazzo. Raga, se state vedendo questo video qui, non abbiamo rubato niente. Ma ti pare che si rubano le cose Ikea? Cioè, a parte che non costano un car, ma poi beh, il video lì all'Ikea ti rubi le cose. Esatto, sono proprio coglione. Ero in cerca però di cosa? Ho fatto la cazzata io comunque. Oh, ma vediamo il mandato cosa c'è scritto. L'hai letto? Allora, cosa c'è scritto? Comunque, in ogni caso, fidati di me. Perché hai fatto la cazzata? In che senso? Ho fatto la cazzata perché quando eravamo all'Ikea e c'erano, perché noi all'Ikea cosa è successo? Gli abbiamo dato i documenti, perché loro ci hanno chiesto darci i documenti e poi ci hanno chiesto anche i carabinieri. Io i carabinieri ho detto, Samu ha dato la via di casa sua, io comunque ho dato la via qua. Però che cazzo mai più vado a pensare che arrivano a fare la perquisizione? Abbigliamento utilizzato dagli autori del furto ripresi dalle telecamere. Porco di... Sai forse per cosa? Perché... Indumenti. Perché negli armadi, noi ci siamo nascosti dentro gli armadi e gli armadi hanno tutti i vestiti dentro. Sicuramente i vestiti erano scombinati.
perché noi ci siamo stati dentro, abbiamo tutti tolto, però li abbiamo lasciati lì. Vi è fondato motivo di ritenere che né lui né la disponibilità dell'indagato e comunque nella sua disponibilità possa essere reperito il bene trafuggerato. Sì, ma perché loro gli hanno preso i soldi? Che c'entrano i soldi? Per un altro motivo, hanno visto tutti questi vantaggi. Ma scusa, no, ma se... Sì, ma se vengono qui con la cosa che devono cercare... Cioè, come dire, venivano qui, trovavano una pistola vera, non dicevano un c***o perché erano per un altro... Ho capito, ma scusa, ma sei... Ma scusami, ma... lì non c'entra un c***o. Fra, ma se i contanti che ha, metti che sono soldi suoi, tu puoi tenere in casa quanti contanti vuoi. Non lo so quanti ne puoi avere. Boh, adesso... Stiamo detto che sono i soldi sono finti, ma anche se lo sono veri, comunque sono i suoi risparmi, capito? Quindi non è che possono dirgli niente. Però se hanno portato via Samu, guarda che poi comunque guarda che magari tra 10 minuti ritorna qui perché controllano i soldi, sono finti e torna qui. Non lo so se sono finti o sono veri, ma secondo me sono veri perché Samu ha detto sono finti per i video, poi perché se sono finti per i video ce l'avevo in cellofanati lì, fra non possono essere finti. Bastava che gli dicesse sono veri ma sono i miei risparmi. Io ho visto quel mazzettone di soldi così in cellofanato, sembrava una scena di un film, gli ho detto ma è uno scherzo, cioè ho iniziato a pensare è uno scherzo. Guardami bene, figlio di puttana, no, scherzo. No, fra, fai tu il serio. Giuro sulla mamma che non è uno scherzo. Giuralo pure tu. Non è uno scherzo. No, il mandato è troppo real, raga, cioè non può essere vinto. Il mandato è vero. Porca cosa potrebbe essere uno scherzo. Perché Samu, io ti dico una volta io volevo fare uno scherzo a voi, dove praticamente entravano i ladri in casa e tra voi ci ho detto se toglievano tutto. Io gli avevo chiesto se aveva dei contanti. E lui i contanti ce li aveva. Però non mi ha detto quanti soldi aveva. Ha detto di sì. Sì, ma ha detto allora, che cosa? Sì, ma non mi ha detto che erano sotto il letto. Sì, magari non pensava li portassero via. A me hanno trovato il distintivo. Magari ha detto, a me hanno trovato il distintivo, gli ho detto che era finto, poi voleva fare la stessa roba con i soldi, non lo so. Sai che dalla nuova legge tu non puoi avere più di 1000 euro contanti. Però non so se non puoi uscire con più di 1000 euro contanti. Tipo non so a Corona, che hanno arrestato. Lui aveva soldi in contanti in casa, sopra la media secondo me. Ma quelli lì non erano più di 4K secondo me. Cioè adesso erano bravi. Solo l'altro, quello lì che era andato in camera tua, sembrava un po' più... Qual è quello con la barba? Quello lì... Con la barba? Bianca. È con la barba bianca? L'altro, cioè erano proprio bravi. Sì, comunque fra è proprio sfiga. Cioè lo picchiano a Tenerife, lo arrestano, fra è assurdo, tutte lui ce le ha. Porca puttana. Oh, adesso però chiamiamo mio padre al bar, voglio dire che mi dice. Adesso gli dico, passo, entrati i carabinieri in casa, fanno Luca che cazzo hai fatto? E mio padre fa così, 100%. Ad una certa caso mi dice, andiamo a schiarirci le idee e andiamo al bar a pensare alla prossima mossa. Dato che non voleva neanche avvisare i genitori di Samu che erano in vacanza. Andiamo al bar, arriviamo con il nostro bellissimo monopattino, ci fermiamo un attimo, entriamo dentro il bar. E sfortunatamente non doveva andare così perché ci siamo trovati cap con i due poliziotti finti in borghese a fare un aperitivo. No! Aio, ma tu doveva... andavi a casa, fra, mi hai detto che andavi a casa. No, sì ragazzi, era tutto uno scherzo mio e di capo ben organizzati nei confronti di Kasu. Purtroppo però non doveva andare così, il piano non era questo, il piano era che Samu sarebbe dovuto sparire e noi saremmo dovuti rimanere un giorno completamente impanicati a casa perché Cap lo stavano arrestando. Io non sapevo che Samu fosse andato con i due carabinieri in borghese a fare aperitivo dopo tutta questa messa in scena. No, io mi sono cassato. Oh, a casa mi diceva, sono sicuro che sono veri. No. Oh, prova a vedere. Sai, ma devo finire che tu. Allora, c'erano due finali. Uno loro non lo sanno, l'altro lo sanno. Allora, uno tu domani mattina mi trovavi legato così all'albero della questura di Udine. E poi tornava a casa, andava in camera tua, prendeva, si provava con te. dicendo che mi avrebbe lasciato andare se tu ci fossi stato. Vai. Questo era assurdo. Ma voi siete raccogli? Lui è il suo papà, fra. Lui io sono suo papà. No, fra, porco Dio. Sei il re dei coglioni. Io, ma tu mi fai, vado a casa mia. Tu mi hai detto così. Ma vado a casa mia, non mossa. Ho capito, ma fra, ma puoi mai venire al bar? Fra, era palese. Ma mi dovevi avvisare. Allora gli ho chiesto alla guardia, ma non è che puoi darmi dei distintivi, qualcosa, dei manganelli, qualcosa da attaccarsi addosso? Alla fine no. Beh, normale. Io ho chiesto ai carabinieri di Milano se c'era uno che volesse fare questa cosa. E quando mi hanno portato in questura,
per lo scherzo che ho fatto al supermercato, ho chiesto ai carabinieri, oh, ma non è che qualcuno vuole fare l'attore, eccetera, perché mi serviva la divisa la meglio. Ma che il carabiniere faccia l'attore? Non lo fa, non lo fa. E quindi purtroppo lo scherzo si è fermato qua. Però è stato molto bello perché Casio era veramente impanicatissimo e non sapeva assolutamente cosa fare. Il momento in cui sono arrivato al bar, t'ho visto bloccati per 5 secondi, io e Samu a fissarci, lui la faccia della disperazione, ok, scherzo rovinato, io 5 secondi per elaborare e dire, aspetta, ma perché sta al bar con i carabinieri questo?